thank <music> you Buon pomeriggio, rieccoci su Sannicandro.tv. Partiamo con le notizie di questa settimana. Antonio Berardi nominato coordinatore di Noi con Salvini. Apre anche a San Nicandro una sede del partito Noi con Salvini. Guardiamo il servizio. Noi con Salvini cresce sul Gargano e apre i nuclei di San Nicandro dove il coordinamento cittadino è affidato ad Antonio Berardi, operatore sanitario 118, e a Cagnano Varano, in cui l'incarico è stato conferito a Pasquale Petracca. A dichiararlo è Daniele Cusmai, referente dell'area garganica e coordinatore giovani Noi Consalvini Puglia, il quale aggiunge Miriamo a inaugurare i nuclei di Rodi, Vieste e Schitella, dove stiamo lavorando alla ricerca di persone credibili a cui poter affidare la guida locale del nostro movimento. Il movimento Noi Consalvini ha segnato una netta crescita in questa tornata elettorale e ripartiamo dai buoni risultati ottenuti. È difficile nei nostri giorni riavvicinare i cittadini alla politica, visto i fallimenti continui e il primo commento di Antonio Berardi. Lavoreremo portando progetti concreti al fine di riavvicinare la gente, dimostrando che c'è ancora una politica sana che ha voglia di lavorare seriamente per la nostra terra. Disponibile l'album Gargano Rock, pubblicata la tracklist degli inediti e cover. È stato pubblicato l'album Gargano Rock Brani inediti e cover di cinque artisti tra band di San Nicandro Garganico e Foggia. Su YouTube è disponibile l'album trailer dove poter ascoltare un estratto di ogni brano. L'album è acquistabile presso i principali digital store o contattando direttamente le band coinvolte. Presto saranno inoltre disponibili i dettagli del prossimo Gargano Rock Fest che si terrà a San Nicandro Garganico ad agosto. Il progetto, finanziato da tutte le band, è stato ideato ed organizzato da Giuseppe Caruso. Festa patronale. D'Antuoni ringrazia tutti e attacca Marinacci, il presidente contro l'ex sindaco. Noi agiamo per la città, lui si informi prima di accusare. Guardiamo il servizio. Anche quest'anno, come consuetudine da oltre dieci anni, il Comitato Feste Patronali di San Nicandro Garganico ha portato a termine con grande soddisfazione l'organizzazione della festa patronale. Dopo qualche problemino iniziale dovuto ai tempi ormai stretti, siamo riusciti nell'intento con la tenacia e la determinazione che ci contraddistinguono. Ci preme però fare qualche chiarimento. Noi del Comitato siamo sempre aperti alle critiche che di volta in volta ci vengono fatte perché riteniamo che solo chi non ha il coraggio di fare e di esporsi non è soggetto ad esse, ma non siamo disposti a tollerare gli insulti e le offese che ci sono state rivolte da un palco montato esclusivamente per gli spettacoli della festa patronale, non certo ad uso di comizi politici e soprattutto senza che ci fosse stata chiesta nessuna autorizzazione all'uso. Siamo inoltre stati accusati di aver divulgato notizie false relative alle piazze impegnate per gli spettacoli. Beh, anche volendo, non avremmo potuto intrometterci, dato che circolavano già ovunque manifesti e locandine del programma ufficiale della festa, che riportavano chiaramente le piazze e gli orari di tutti gli spettacoli. Le consigliamo, perciò, signor Marinacci, in primis, di leggere e di informarsi meglio in futuro, prima di muovere accuse, e poi di chiarirsi, eventualmente, con chi le ha dato le informazioni sbagliate del caso. Noi del Comitato Feste Patronali possiamo camminare a testa alta, sempre. Il nostro comitato nasce quando lei, dopo aver perso le elezioni, smonta baracche e burattini, lasciando la città e i cittadini senza festa patronale. Il nostro Comitato Feste Patronali nasce e lavora con onestà e puntualità, senza guardare il colore politico di turno, continuando anno dopo anno a far vivere le tradizionali festa dei Santi Patroni. La migliore risposta ai suoi insulti è stata la grande partecipazione e i tanti, tantissimi complimenti ricevuti dai nostri concittadini, tra cui molti dei suoi fedelissimi. Le dico inoltre, come Americo D'Antoni e non in quanto presidente del Comitato Feste, che io, così come tutti gli altri cittadini, abbiamo il diritto e il dovere di intrometterci nella vita politica, sociale e culturale di San Nicandro, quando e come ci pare, e non sta certo a lei impedircelo, così come non era mio intento impedirle di fare comizi. La mia era solo una richiesta dettata da semplice buonsenso. Evitare questioni politiche durante la festa patronale, patrimonio di tutti i Sannicandresi. Sarebbe bastato un sì o un no senza bisogno di intromettersi in maniera così scorretta nella gestione della festa. Le chiedo pertanto, se mai in futuro avrà altre critiche da rivolgermi, di farlo personalmente e non da un palco, senza lasciarmi la possibilità di risponderle subito. Fatte queste doverose precisazioni vorrei passare a ciò che ritengo davvero importante, e cioè i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito all'ottima riuscita della festa. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Pierpaolo Gualano, la polizia locale nella persona del comandante Pietro Bortone, i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Croce Rossa Italiana, San Nicandro Soccorso, Avers. Un ringraziamento particolare va al Parroco Don Roberto De Meo e a tutta la Parrocchia Santa Maria del Borgo e a tutte le confraterniti associazioni che con tanta forza hanno portato i nostri santi patroni per le vie della Città. Ma soprattutto vogliamo ringraziare tutti i cittadini, commercianti, liberi professionisti, ristoratori, pizzerie che ancora una volta ci hanno dato fiducia con il loro contributo. Infine voglio dire due parole ai miei collaboratori e collaboratrici. Siete grandi. Nicola Barrella, Ciavarrella Costantino, Lello Santucci, Antonio Russo, Domenico Mastrocicco, Massaro Matteo e il nostro reporter Raffaele Sassano. Un caloroso e un grande abbraccio va alle quote rosa del Comitato, sempre presenti ogni volta c'è bisogno del loro aiuto. Grazie a tutti, è stata una grande festa, come sempre. Gala dello sport 2017, l'ospite sarà Adani. La carmessa si svolgerà a San Menaio e è presentata da Antonio Villani. Con il passare dei giorni e con l'avvicinarsi della fatitica data del 22 luglio, iniziano pian piano a trapelare i nomi, con la conferma degli stessi, degli ospiti importanti del Galà dello Sport, giunto ormai alla sua undicesima edizione, che si terrà a San Menaio, località balneare di Vico del Gargano, il prossimo 22 luglio. Oltre alla campionessa olimpica Sara Simeoni è con ecco altro illustre ospite. A San Menaio ci sarà il presentatore Sky Daniele Adani, che ha promesso all'organizzazione l'arrivo di un Big del Calcio. La manifestazione organizzata dalla S Foresta Umbra con Nicola Ciscio e, come nella passata edizione, verrà presentata da Antonio Villani e da Marina Presello, notovolto di Sky. È morto Vincenzo Melchionda, erede di una tradizione artigiana di generazioni sin dal Settecento. Aveva 77 anni. Guardiamo il servizio. È morto dopo una lunga malattia Vincenzo Melchionda, meglio noto in paese con il soprannome genealogico di Zucchere e Mela, antica famiglia di artigiani locali del legno. Nato il 10 aprile 1940, Vincenzo è stato per decenni erede dell'antica bottega che fu già di suo padre Antonio e degli antenati. Fu il trisavolo di Vincenzo che nel 1760 acquistò un locale, un vecchio mulino, in via Vittorio Emanuele II, all'epoca centro cittadino, che ancora oggi resta il luogo storico, ormai chiuso, di quella che è forse è la più antica bottega della città, in gergo detta appunto la puteca de zucchero e Mela. Negli anni Ottanta, nel secolo scorso, all'arte della falegnameria e del restauro di mobili antichi, Vincenzo affiancò quella di un'impresa funebre che tenne fino a una decina di anni fa. Melchionda fu anche confratello dell'arciconfraternita del Santissimo Sacramento, detta del Carmine, nella quale occupò anche ruoli amministrativi a più riprese. E saranno i suoi confratelli e il padre spirituale, Don Giancarlo, a tributargli gli ultimi onori terreni nelle esequie che si sono tenute nella chiesa del Carmine. Alla famiglia Melchionda, le condoglianze della nostra redazione, nella speranza che l'antica maestria di Vincenzo e dei suoi avi non abbandoni mai il tessuto produttivo di San Nicandro. E per oggi è tutto. Io vi do appuntamento lunedì prossimo, come sempre, alle 15.30 su sennicandro.tv. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.